nasce ad Alessandro d'Egitto, partecipa alla prima guerra mondiale, per lui diciamo è comunque qualcosa che gli ha devastato proprio, diciamo, come... Buongiorno. Buongiorno, buona maturità. Grazie. Siete un po'... un po' ansiosi. Sì. Un po' di ansia? Tanta, sì. Vabbè, dai, insomma. Speriamo bene. Stanotte hai dormito? No. Vaccinata? Sì, la prima dose. Questo l'hai fatto, insomma. Sì, sì. Ma vi manca non fare lo scritto come tutti gli altri? Sinceramente no, guarda. Solo l'orale, almeno ci si leva subito e ciao. Una prova e via. Sì, sì, sì. Siete stati più a scuola o più a casa quest'anno? No, più a casa. Sì. E quindi preparare la maturità è più complicato, insomma. Sì, da soli. Visto che non riuscivo a seguire con la didattica a distanza, ho smesso, però. Poi ci hanno passato tutti. Comunque quest'anno è stato difficile, cioè bisognava studiare tanto per conto nostro. Avevi proprio rifiutato la didattica? Sì, perché anche io ero un anno un po' difficile comunque. Quindi, questi anni in DAD, i genitori come l'hanno vissuto? Molto, molto difficile, molto difficile. Noi si cercava di fargli capire, di tenere duro, però è stata dura per tutti. Noi, per loro per un verso e noi per un altro, perché noi abbiamo da lavorare, a casa ci siamo poco. E loro a casa erano distratti da tutto, distratti dal telefonino, dalla televisione, dal postino. Senti, di cosa parlerai? Vediamo un po' che appunti hai. Italiano, storia, l'elaborato, produzione animale e economia, estimo.